Dopo 10 mesi di studi e ricerche, gli studenti dell'Istituto Italiano Design di Perugia hanno terminato i loro progetti di visual per il mercato coperto del futuro. 7 lavori che sono stati presentati all'assessore comunale Michele Fioroni. Gli elaborati dei ragazzi sono infatti frutto di un'intesa siglata a febbraio 2017 tra l'Istituto e il Comune di Perugia per realizzare operazioni di marketing tese a migliorare l'immagine del capoluogo umbro. Esercizi didattici, ovviamente, ma che hanno permesso agli studenti di cimentarsi in lavori veri e propri. I progetti sono sviluppati in maniera, secondo me, didatticamente molto interessante, perché abbiamo cercato di tenere un approccio professionale che però preservasse la sperimentalità che soltanto a scuola si può fare, cioè già quando si lavora professionalmente in agenzia è molto difficile avere totale libertà di approfondimento, di sperimentazione, di percorrere vie che magari le esigenze di mercato e di commercio non ti permettono. I ragazzi l'hanno portato avanti bene, tenendosi bene in equilibrio sia sulle esigenze specifiche e commerciali del mercato, ma anche tenendo un pochino la testa, diciamo come una giraffa, un pochino col corpo bene a terra, ma la testa sopra il livello. È una creatività che è esplosa, alcuni concetti critici ai quali la comunicazione ha cercato di dare delle risposte, tipo ad esempio il fatto che il mercato coperto è una struttura che è sotto livello rispetto a quella che è la piazza principale, e la creatività proposta dagli studenti ha ad esempio fornito soluzioni che facevano dell'elemento dell'altezza uno dei fattori di competitività e un elemento distintivo del marchio. Molto interessante anche i criteri di sviluppo del logotipo, alcuni progetti addirittura sono arrivati alla creazione di un font anche piuttosto innovativi, partendo vuoi da elementi concettuali, vuoi da elementi architettonici tipici della città o caratterizzanti il mercato coperto, quindi anche progetti che sono arrivati alla definizione di un font dedicato. Struttura originaria degli anni 30, il mercato coperto di Perugia è da alcuni mesi interessato da importanti lavori di riqualificazione. Stiamo lavorando su un progetto di mercato che vuole essere accessibile non solo dai consumatori ma soprattutto da chi starà dentro, quindi le parole d'ordine sono il tentativo di calmierare gli affitti, la possibilità ad esempio di introdurre strumenti di finanza sociale che siano in grado di garantire l'accesso al mercato non solo a grandi player ma soprattutto a piccoli agricoltori, piccoli esercenti che possano valorizzare al meglio le filiere del territorio, un po' come è stato percepito dagli studenti.